Ciao ragazzi, benvenuti a questo nuovo video. Come avete letto dal titolo, questo qui è il video dei saldi. Vi mostro quello che ho acquistato durante i saldi, però più che durante i saldi ho acquistato prima che iniziassero i saldi, le vendite private, gli sconti dopo le feste natalizie dell'ultimo dell'anno, perché poi durante i saldi veramente è stato uno scempio, hanno tirato fuori tutte le cose che avevano in cantina, tanti negozi, ma delle cose veramente brutte e oscene. Quindi invece i saldi veri e propri secondo me iniziano prima del 6 gennaio, del giorno effettivo. Vi mostro delle cose carinissime, non è che ho acquistato tanto, sono prezzi veramente stracciati delle cose che ho acquistato e quindi vado subito a mostrarvi. La prima parte che vi mostro subito sono delle piccole cose di abbigliamento che ho acquistato. Questo qui è un toppettino estivo da mare che avevo già puntato un po' di tempo fa, prima. Mi sembra che l'avevano messo fuori verso settembre la collezione, poi non so come mai era la collezione forse autunnale. Questo qui è tipo un toppettino da mare, vedete? È carinissimo della Yamamay, ecco. Questo qui l'ho pagato a metà prezzo subito, inizio saldi, costava 20 25, mi sembra che l'ho pagato 13 euro, proprio la metà, ed è carinissimo per l'estate quando si è abbronzate al mare, è veramente top. E poi per la cifra che l'ho pagato ne vale veramente la pena. Eccolo qua. E da Tally Whaley ho trovato questa magliettina qua, l'unica che ho trovato durante i saldi che mi piaceva. Vi dico, adesso non rende, renderà quando la indosso molto di più, perché si vede la particolarità delle maniche. E vi faccio vedere quanto l'ho pagata, così vi mettete a ridere. 70%, 4,90 euro, cioè non potevo non prenderla, perché questa qui è veramente carina con i jeans. Ecco, questi sono i miei affari di abbigliamento che ho acquistato, sono le uniche cose, perché sinceramente di abbigliamento non c'era nient'altro, a parte queste altre due cosine della Tally Whaley 50%. Questo qui è una cavigliera, vedete, carina, tutte cose abbastanza estive, e questo è un collarino di Swarovski, tutti scontatissimi e mi piacevano, per cui ne valeva la pena di acquistarli. Da prima donna ho acquistato questa borsetta carinissima, 19 euro invece di 39, scontata a metà prezzo, un po' da sera. Io adoro quelle di Attracolla, non mi piacciono le borsette da tenere in mano, a parte le pochette. Anche, vedete, la cerniera, quindi è comoda, che non c'è pericolo che nessun oggetto si possa perdere. Aveva anche un laccettino più corto da portare sotto spalla, però io preferisco con la tracolla. Poi ho delle altre pochette che ho acquistato, ma vi mostrerò in un altro video a parte, perché poi le utilizzerò anche per qualche outfit. Di beauty cosa ho acquistato? Allora, appena dopo l'ultimo dell'anno ho preso questa vedete, questa, come posso dire, palette Truce Kit della Too Faced, che era scontata, costava 59, non l'ho pagata neanche 40 euro, e praticamente perché c'era l'agenda del 2018 dentro, per quello che l'avevano scontata. E vedete, e qui c'è il porta agenda, carinissimo, vedete che si chiude con la cerniera, e qui c'è l'agenda del 2018, molto carina all'interno. Sono un sacco di cose, ho iniziato già a scrivere, quindi se uno magari deve acquistare le cose di make-up, eccetera, le puoi scrivere qua, insomma è un'agenda normalissima. E poi c'era compresa anche la palette della Too Faced, che il trucco che ho realizzato oggi è quasi tutto con questa palette bellissima, e non è niente male. Poi nella confezione, oltretutto, c'erano altri due prodotti che vedete, che sono, vi giro qua, una tinta labbra e un mascara, quindi un sacco di cose per 40 euro. Poi io l'agenda la utilizzo, per cui non l'avevo ancora acquistato, così mi serviva una più piccolina, va benissimo. Poi sono andata da Bath &
Open Body Works, che nel video quello prima dei saldi, come magari vi lascio il link qua sotto, volevo acquistare ma non c'erano i saldi ancora, hanno proprio ufficialmente aperti proprio il 6 di gennaio, e prodotti loro li adoro perché sono veramente ottimi, e però sono anche un po' carucci, quindi quando ci sono i saldi ne approfitto per acquistare un po' di cose. Questi qui sono dei saponi ovviamente per le mani, e l'ho pagati quasi al 70% di sconto, infatti l'ho pagati 2 euro l'uno. Questo qui è uno natalizio, Vanilla B Noel, proprio sa un po' delle profumazioni natalizie, e questo era troppo bello perché c'era la Torre Eiffel di Parigi dedicato, e ha una profumazione anche questa qui buonissima, ma cioè che ve lo dico a fare, le profumazioni di questa linea sono quasi tutte bene, poi magari uno può avere una preferenza per un prodotto più che per un altro prodotto, per un tipo di essenza o profumazione. Questi sono i body mist, anche questi scontatissimi perché costano 5 euro invece di 16 euro, e ho acquistato French Lavender, questo qui, e poi anche questo qui, Winterberry Wonder. Eccoli qua, sono ottimi per la palestra, per tutto, li utilizzo tantissimo per infrescarti, e quindi adesso fino a luglio, che non ci saranno i prossimi saldi, mi dureranno, mi avanzeranno anche. E questo era l'ultimo profumatissimo di body mist, ma glitteroso, vediamo se riesco a mostrarvelo però in tempo, perché questi qui non li mettevano, no, non si vede bene. Mamma mia che buono, e quindi è bello per l'estate perché oltre alla profumazione magari te lo spruzzi un pochettino e ci rimangono tutti i glitter, penso che si vede, eh? Endless Weekend, bellissimo e buonissimo. Opla, mamma mia che spavento. E poi ho preso questa profumazione per l'ambiente, 2,90 euro invece di 6 euro per la casa, quindi sta un po' di profumazione anche questo qui natalizio, Ice Vanilla Woods. E adesso anche se lo spruzzano voi non lo potete sentire, però guardate come sono carine anche le confezioni, i colori fantastici. E questa è la scatoletta loro esterna. Da Primark l'unica cosa che ho acquistato con i saldi è questo cuoricino, che è anche pulitore per i pennelli. Sapete che quella spugnetta che tenete sul tavolino mentre vi truccate, passate sopra il pennello e ve lo schiolerisce, ve lo pulisce da una colorazione all'altra che c'è sopra il pennello. Ecco, questo qui sono 2 euro, ma si trovano quasi dappertutto, invece di 20% 2,50 euro, capirai. Da Wycon ho acquistato questi due ombretti a metà prezzo, mi sembra, anche questi della linea, quella natalizia Dark Secret, sì, vedete, un po' cremosi, non sono niente male come colorazione, e molto molto scriventi, questi vanno bene anche d'estate come colori. E poi un mascara della linea della Sirena, e da Kiko ho preso questi due prodotti al prezzo di uno, e c'è un ombretto sempre della collezione Arctic Holiday natalizia, e poi c'era questo illuminante qua che non era niente male, che va benissimo anche per l'estate. Per quanto riguarda i prodotti di bellezza sono finiti, non ne ho acquistati praticamente pochissimi. E da Zodio, che spesso le ragazze che mi seguono gli dico sono da Zodio, ho acquistato questo da Zodio, un magazzino bellissimo, tutto sulla creatività, prodotti per la casa, accessori, e io prendo parecchie cose per le decorazioni lì, e ho trovato questa agenda carinissima che costava 9 euro, poi forse non so se c'era qualche cosa che non andava, forse c'è un piccolo segnetto qui ma neanche si vede, invece di 10 euro l'ho pagato, di 9,90 l'ho pagato 5 euro, è un organizer carinissimo. E poi da sempre da Zodio ho acquistato anche questo, loro lo chiamano barattolo di provviste alimentari, porta biscotti, porta caramelle, quello che si preferisce, guardate che carino che è, ha tre contenitori di vetro, è carinissima, e l'ho pagata 5 euro, cioè non potevo non prenderla. Volendo si può mettere anche sulla beauty station, e si può mettere dentro i cotton fioc,
i cotton disc, accessori per il make up, oppure anche in bagno non è detto che non si può utilizzare in maniera diversa. E poi questo qui fantastico è un porta flute, e praticamente i flute non hanno la base, adesso vi mostro bene perché ne ho tirati fuori due, di flute ce ne sono quattro, eccolo qui, la base di vetro, eccolo qui, let's celebrate vetro, e poi ho tirato fuori due flute, il flute poi quando si beve poi si riposiziona dentro, e direte ma come si fa poi, e vabbè, si può mettere un fiocchettino rosso, verde, di tutti i colori, in modo da dividere il flute per differenziarlo da persona a persona, e sono quattro, quindi quando c'è da festeggiare io ho già i flute pronti, carinissimi, e l'ho pagati 9 euro questo qui, veramente convenientissimo, super metà prezzo, belli proprio, piace troppo. E qui finiscono i miei saldi, come avete visto forse la cosa più costosa che ho preso è la palette di Too Faced, però le altre cose veramente, pure questa confezione qua della Bath & Body Works, tutti questi prodotti li ho pagati 22-23 euro, quindi fate un po' il conto, i flute, quello, quell'altro, tutti i prezzi bassissimi, comunque i prodotti singoli tutti sotto ai 10 euro, a parte la borsetta e così. E spero che vi sia piaciuto il video. La Lady dov'è? Non può mancare la Lady. La Lady per lei è shopping tutto l'anno, vero? Quando ci serve qualcosa lei non si può assolutamente risparmiare, se la stava dormendo adesso. Vi salutiamo, ci vediamo molto presto con un altro video. Ciao, bacio! Christina Aguilera.